Ah, ecco, no, siamo live. Siamo live. Ok, siamo live, però abbiamo zero views per ora. Va bene, allora ne Dai, appena ti venga qualcuno ci siamo. Vabbè, io posso fare la presentazione intanto? No, vabbè, aspetta, vieni qua. aspettiamo che ci sia una persona ad ascoltare. Sì. A fare la spesa, quindi non ci vuole fare Così. Perfetto. Ok. Ciao, Milano. Ciao. Allora, salve a Buongiorno, tutti. Buonasera. Io buonasera. sono Severino Antonelli Io sono Davide Belloni. e trasmettiamo da, diciamo, il laboratorio domestico di Davide, in cui fa maschere veneziane. Partecipiamo alle camerette perché siamo chiusi in casa oramai da quanto? Perché Venezia Dall'8 marzo, dall'8 esattamente. marzo, quindi da qualche giorno in più rispetto al resto d'Italia, perché con la Lombardia e il Veneto è stato diciamo, chiuso un po' prima. Trasmettiamo perché Venezia è completamente vuota. Una cosa mai vista, beh, sicuramente da me, ma anche da tutti, Sì. non so, i miei genitori, tutti quelli più anziani che mai hanno potuto vedere Venezia completamente deserta. Il problema è che non ci possiamo neanche girare più di tanto noi, No, quindi. esatto, pure noi come il resto d'Italia siamo chiusi dentro. Io sono romano, quindi in realtà sto qua a Venezia da un paio di anni, forse anche più di un paio di anni oramai, nemmeno io l'avevo mai vista così, quindi noi siamo nel cuore di un laboratorio che fa maschere e oggi, diciamo, Davide ci mostrerà come si fanno le maschere veneziane. In un giorno che è un po' particolare anche per Venezia, perché oggi è il 1599 anniversario più un giorno della fondazione di Venezia, che sarà fondata nel 421, quindi 25 marzo, quando vicino Rialto sarà fondata la prima chiesa di Venezia, che è San San Giacometto, Giacometto, dove in Erbaria, esatto. dove invece adesso ci si sbronza. Sostanzialmente, e ci Esatto. si picchia di quando Esatto, in è un quando. motivo, esatto. Intanto tutti i miti di fondazione tornano alla fine, no? Venezia è Esatto. fondata sulle chiese e sull'alcol E principalmente. continua la tradizione, esatto. E niente, io in realtà farò da assistente per Davide per vedere come si fanno le maschere. Iniziamo? Che dite? Iniziamo. Sì, dai, perfetto, iniziamo. Allora, io inclino un po' così. Mostriamo il piano di lavoro, non ci vedo in Va bene. faccia, ma non importa, questa è Sì, una cosa potrà. pratica. Esatto, siamo un po' limitati con la telecamera. Allora, come si comincia? Prima di tutto, vi voglio far vedere i materiali che usiamo. C'è della carta un po' speciale, sì, non so se si vede, è bluastra, grigio bluastra. Questa è una carta che si chiama cartalana. E si chiama così perché contiene una percentuale molto alta di fibre di lana, appunto. Anticamente erano stracci macerati, la carta si faceva principalmente così, era un materiale fatto con un altro materiale di recupero, e questa riproduce quella che doveva essere la carta antica. Oggi come oggi viene prodotta solo da una ditta rimasta nel mondo che fa questa carta esclusivamente per la produzione delle maschere tradizionali in cartapesta. E questa carta ha come caratteristica di non restringersi quando, una volta bagnata, si asciuga dentro lo stampo e di conseguenza mantiene la forma, ed è una cosa che non si può fare con altre carte che contengono molto solvente, colle, come invece la carta di giornale o qualsiasi altro tipo di carta comune che si usa. Questa è appunto il materiale che costituisce sostanzialmente il 100% della maschera, tranne per quello che è la mistura di colla, che qua si vede bianca, ed è una mistura di due tipi di colla, colla da tappezziere e colla bianca vinilica, quella normale colla da legno che abbiamo usato tutti alle elementari, alle medie. E, dopodiché si usa del grasso
qua io avrei della vaselina, di solito è la cosa più conveniente da essere utilizzata, e questo serve per evitare che la carta si attacchi dentro lo stampo formando un blocco unico. Ho parlato dello stampo e qui ve lo faccio vedere. È uno stampo di gesso, è piuttosto spesso anche, piuttosto pesante, e questo si ricava come? Facendo un calco, un calco di una scultura invece di argilla. La scultura di argilla, qui ne ho una maschera tradizionale che si chiama Bauta, che è un buon esempio, poi magari vi racconterò qualcosa rispetto a questa maschera. E questa maschera, prima forma si fa con l'argilla ed è sostanzialmente una scultura. È lo stesso procedimento che si usa per fare qualsiasi tipo di scultura, anche poi in bronzo oppure di ceramica, insomma. Questa adesso, voi lo vedete, è dura. L'argilla si copre con il gesso liquido, che poi diventa in pochi minuti fisso, come vedete qua, quasi fosse cemento, e quando ancora però è morbida, in maniera che una volta asciugato il gesso si può estrarre, avremo una situazione circa così, ok, si possa estrarre in qualche maniera, e anche andando a distruggere la forma originale. Ma quello a cui noi siamo interessati è ottenere il calco che noi andiamo a riempire poi di strisce di carta lana imbevute di acqua, imbevute di colla. E allora adesso vi faccio vedere un pochino, un po' come nei cooking show, diciamo, i passaggi principali per ottenere la nostra maschera veneziana. Allora, qui c'è la carta che, come ho detto, è di un grigio chiaro, piuttosto soffice, morbida, si strappa molto bene, seguendo delle righe, piuttosto degli strappi regolari. E una volta che andiamo a bagnare completamente, ha un colore più scuro ed è ancora più morbida, sembra quasi uno straccio. Severino può confermare? Sì, esatto. Sì, è fracica. Ecco, esattamente, fracica è il termine tecnico usato proprio nelle scuole. Esatto. Allora, si fa così, aspettate, forse mi metto un minimo di protezione, Severino. Io invece lo so. Ecco qua, si imbeve la carta già bagnata di acqua con tantissima colla. Deve essere completamente impregnata di colla per quello che la carta riesce ancora ad assorbire dopo essere stata bagnata. Ok, ora farò solo una torsione, altrimenti diventa noioso, però capite che deve vedersi addirittura il bianco, deve essere completamente satura. Ecco qua. A questo punto devo essere preciso e strappare con questo movimento, appunto, questo movimento delle strisce il più possibile regolari. Ok, ecco, possono essere larghe, possono essere strette, dipende un po' dal modello che io vado a costruire. Prendiamo le mie strisce, ok, posiziono qua davanti, prendiamo lo stampo e con il grasso di cui abbiamo parlato prima, diciamo imburriamo lo stampo così come una torta. Facciamo in modo, si vede un po'? Sì, sì. Facciamo in modo che tutto quanto, anche il bordo, lo spessore dello stampo, sia completamente coperto di grasso. È un'operazione relativamente veloce, ma molto importante, perché altrimenti dopo l'asciugatura io non sarò più in grado di estrarre la maschera. Ok, bene, nei dettagli, ecco qua. Purtroppo devo guardare nello schermo perché è una posizione un po' innaturale questa, ma in favore di camera, ecco qua, con perfettamente funzionando.
Funziona? Sì. Sì, sì, ci siamo. Ok. Strappo dei pezzi di carta abbastanza larghi e cerco di coprire più superficie possibile del mio stampo, nell'interno del mio stampo. Quando arrivo al bordo, blocco, strappo, inserisco altro pezzetto alla rimanenza, prendo un'altra striscia e continuo. Però lasci buco gli occhi? Praticamente devo creare il bordo, la fascia più esterna prima. Okay. Ok. Adesso mi risparmio tutti i dettagli tecnici rispetto agli strappi della carta, ma sostanzialmente quello che è importante è creare una struttura. E quindi prima devo creare il contorno, chiamiamolo così, la fascia più esterna, che sarà quella che regge la carta che vado invece a posizionare all'interno della mia maschera. E piano piano, in circa, uno, diciamo, un professionista che lo fa da tanti anni, vorrei dire, ma diciamo minimo 6-8 mesi di esperienza, ci mette sui 20-25 minuti a fare una maschera come questa. Uno che non l'ha mai fatto, e questo lo vediamo sempre con i nuovi apprendisti, ma anche con persone che vogliono venire a fare un'esperienza per provare il mestiere, e ci mette circa un'ora, un quarto, un'ora e mezza. Ah, okay. Perché non è semplicemente uno strato che io vado a costruire, sono almeno tre o anche quattro, dipende dalla forma della maschera. Ma questa, dicevi, è una bauta? Questa è una bauta, sì. Questa è una bauta, e adesso non ve la voglio fare tutta. Faccio vedere ancora un attimo un paio di passaggi in più. Ecco, perché ne so, c'è il naso, che tutti i volumi, quelli più profondi, quelli che in positivo sono i volumi alti, sono ovviamente quelli più difficili, dove io mi devo infilare. Purtroppo non è facile da mostrare questo passaggio, mettiamo così. Il principio è quello di adattare il più possibile la carta mano a mano a tutti i volumi della maschera, in maniera da registrare tagli. Penso che il principio qui, o comunque come funziona la procedura, sia abbastanza chiaro. Ecco. Facciamo finta che io abbia fatto i miei 4-5 strati, scusate, 3-4 strati in questo caso per una maschera relativamente piccola, arrivo a questo punto. I bordi ho rivoltati, diciamo l'eccedenza che spunta da ecco, questa parte qui, l'eccedenza l'ho rivoltata all'interno così da rinforzare sempre la fascia esterna, che è quella più importante che regge. Ho rinforzato la zona T intorno agli occhi e fronte, in maniera che tutto tenga bene e che stia bene insieme. A questo punto passano 12-24 ore, dipende un po' dall'umidità umidità dell'aria o se ho una fonte di calore, può essere un termosifone, può essere una stufa, può essere un armadio apposta per l'essiccazione, dipende un po' poi ogni laboratorio come si è organizzato. Di solito per questione di costi e di spazio si usa una fonte tipo il termosifone che già va, oppure la luce del sole. Okay. quando è estate. Il problema qua a Venezia è quando c'è l'autunno, la primavera, che c'è molto freddo, umido, certo. Ma fa freddo e quindi non hai riscaldamento, certo. Però non è abbastanza secca l'aria, quindi ci mette veramente 24 ore. Insomma, ecco, qua la maschera è stata compattata dentro, è stata costruita e io posso fare un'estrazione. È stata una di quelle preparate prima della quarantena, che stavo asciugando. Ecco qua. E qui c'è il positivo. Si vede abbastanza bene, no? Sì. Ecco qua. Questa qua è una maschera che va ancora finita, nel senso che la superficie è molto liscia, quindi è stata fatta bene, però tutto quanto il bordo va tagliato. Vanno tagliati gli occhi, eventualmente le narici, non in questo modello, ma in altri modelli di maschera, tipo volto, bisogna prendersi cura anche delle narici e altri dettagli, e a quel punto sarà pronta per essere coperta di bianco, dipinta di bianco con un primer, che è quello sostanzialmente che si usa sui muri per poi dare altri colori, e sulla quale si può fare la decorazione. Quindi arriveremo a un certo punto a questo punto qui, a questo punto della maschera bianca.
può essere eventualmente anche lasciata così come, come oggetto, però diciamo che questa è la base pensata poi per fare dell'altra decorazione, che può essere con qualsiasi tipo di materiale, con della stoffa, con i colori acrilici, con la foglia d'oro. E il discorso del fare le maschere è bello perché prende da tante altre arti, altri mestieri differenti, e di conseguenza non c'è limite in questo. Ma fantasia. Originariamente erano bianche? Allora, le maschere antiche di tutti i tipi avevano diversi tipi di colorazione a seconda del soggetto. Questa maschera specifica era bianca. Okay. Era bianca di legge, nel senso che doveva essere identica a tutte le altre e nessuno doveva riconoscere la persona che stava dietro la maschera. Okay. La maschera serviva proprio per non essere riconosciuti e per dare la possibilità a tutti di non essere riconosciuti. Quindi se uno voleva farsi riconoscere doveva trovare degli altri sistemi e quindi chi aveva la chiave, l'informazione riguardo per esempio l'abbigliamento, un oggetto tenuto in mano, sì, qualcosa del genere, poteva riconoscere la persona. Beh, se in questo caso possiamo allora farci vedere anche le nostre facce. Sì, infatti. Ecco. Ma quindi questa era la bauta, e allora, la bauta ha una storia particolare. È una storia particolare perché è una maschera appunto solo veneziana, prima di tutto, e ha una storia che non c'entra con la celebrazione, cioè non era una maschera usata per un rito, oppure non aveva una connessione con il teatro, non c'entra niente con la commedia dell'arte, per esempio, spesso viene scambiata, ma non viene confusa con la commedia dell'arte, che a Venezia era molto forte e veniva rappresentata, è stata rappresentata per secoli, ma non c'entra con questa maschera. Veniva usata invece come abito d'uso, si chiamava, per cui addirittura nella vita quotidiana. E c'erano delle situazioni, tipo il ridotto, ovvero il casinò, quello che chiameremo oggi casinò, che era un casinò però ufficiale, organizzato dallo Stato, che dove la maschera era obbligatoria se si voleva giocare, non per entrare ma per giocare. E questo perché? Perché c'era una logica, ovvero la maschera proteggeva l'identità del singolo e lo faceva, diciamo, lo faceva perdere in una massa di maschere tutte uguali che perdevano proprio lo status di cittadino individuale, ma diventavano tutte signora maschera. La stessa maschera veniva usata tra l'altro da uomini e donne nel Settecento, quindi per quasi un secolo c'era addirittura questa condizione di eguaglianza tra uomini e donne che portavano la maschera. La maschera veniva portata in certi periodi stabiliti dalla legge, ovvero durante tutte le feste dogali, quando veniva eletto un nuovo doge, questo si ripeteva ogni 2, 3, 4 anni in media, perché erano sempre eletti molto, molto anziani, e durante il periodo che andava da ottobre, diciamo, a giugno, sì, con l'interruzione durante la quaresima, quindi 40 giorni, sì, durante il Natale, Santo Stefano non si poteva più usare, okay, e poi quando, beh, insomma, durante le feste religiose più importanti. Mentre durante le feste civili, appunto, feste dogali, ma anche tutta la festa della Sensa, per esempio, era importantissima, cioè lo sposalizio di Venezia, simbolico tra Venezia e il mare, sì, quando si buttava un anello, il doge usciva in parata con tutta la nobiltà e andava a sposare Venezia con il mare, lì era addirittura incentivato l'uso della maschera. Okay. E si vedono anche delle scene, delle stampe di vita politica a Palazzo Ducale dove le persone, dove i nobili convitati, che sono poi i cittadini che gli unici che avevano i diritti politici in questa strana repubblica aristocratica, portano tutti quanti la maschera di fronte al doge, quindi okay, di fronte alla massima carica dello Stato, e aspettando gli ambasciatori stranieri, okay, che devono venire ed essere e praticamente salutare il doge e il governo, venendo praticamente autorizzati a servire le proprie nazioni sul suolo della Repubblica Veneta. Okay. In quel consesso molto ufficiale, appunto, tutti quanti portavano una maschera per non essere individuati come singoli, ma come classe, come gruppo sociale compatto, coeso, che di fronte ai rappresentanti delle potenze straniere eventualmente poteva reagire tutto insieme, okay, certo, di fronte a un'eventuale minaccia, certo, o comunque in ogni caso. Bisogna anche immaginarsi questa certo, scena. La burocrazia pura e dura, in sostanza. Insomma, una coesione che poi magari non era reale, perché era comunque una società basata in famiglie, in clan. Certo. Quindi c'era una grossa rivalità per le cariche politiche, certo, per il commercio, per il soldo, però di fronte agli stranieri si presentava come compatta, coesa
e appunto senza quelle contrasti sociali, tra l'altro tra classi, perché questa era una cosa usata anche dai popolani, dai cittadini, sì, dalle altre classi, e per questo anche ha contribuito all'immagine, al mito della Repubblica Serenissima, certo, cioè al di fuori di quelle che erano normali contraddizioni, contrasti sociali tra le diverse classi che sostanzialmente possiamo considerare come caste, sì, dell'India, ante Gandhi, in realtà anche adesso. Senti una cosa, dato che siamo un po' in tema, sì, e che siamo chiusi dentro casa tutti quanti, e insomma anche quelli che ci ascoltano stanno chiusi nelle loro camerette, certo, per motivi diciamo di pandemie mondiali, ci racconti, tanto non abbiamo tantissimo, quanto ci rimane ancora? 7 minuti più o meno. Ah, cavolo, ho parlato troppo. No, va benissimo. Ci racconti un po' la cosa della maschera della peste, invece? Ah, certo. La maschera del dottore della peste è una maschera che non è solo veneziana, okay, è diventata anche molto veneziana, e si leggono su internet, leggevo proprio un'altra settimana un articolo del National Geographic, quindi qualcosa che in teoria ha un'autorità, anche se non è una rivista scientifica, ma sì, di divulgazione, però dovrebbe avere qualcuno che controlla il contenuto, diceva che è una maschera della commedia dell'arte. Qualcuno ha fatto commedia dell'arte a scuola e i personaggi vari non avranno incontrato il medico della peste. No, esatto. E infatti non era una maschera del teatro, ma una maschera d'uso anche quella, un po' come la dovuta, usata durante le pestilenze dai medici per proteggersi dal contagio, in teoria. Okay. Io... fatalità, ho una maschera del medico della peste qui, e questa qua fa vedere, grosso modo, questa è una riproduzione abbastanza fedele rispetto a quello che viene rappresentato. La rappresentazione di questa maschera, l'iconografia è veramente ridotta, ci sono, che io conosca, una stampa in un libro di costumi veneziani, fatto nel 700, e una stampa più antica, in cui tra l'altro si vede Roma nello sfondo, che sono principalmente le due fonti di questa iconografia, e fa sempre vedere questo sproporzionato becco, questo naso lunghissimo, ecco, che funziona, aveva la funzione di essere riempito di spezie, qui adesso è solo dipinto, ma invece si trattava di un taglio vero e proprio, e questo becco riempito di spezie, con una strana combinazione specifica di spezie, doveva filtrare l'aria respirata dal chirurgo. Una camera da, gas, cioè una, sì, maschera gas. Ed è esattamente questo, una specie di camera, sì, di maschera antigas ante litteram. Ho paura che non funzionasse molto bene, perché no, ma gli occhiali invece ci stava motivo? Gli occhiali sì, perché questo faceva parte di un costume che sigillava completamente il corpo del medico, del curante, come le mascherine di adesso che ci hanno, esatto, okay. Sostanzialmente erano chiuse non con una lente graduata, ma con dei pezzi di vetro, in maniera da isolare completamente il viso del medico o della persona, insomma, che andava a visitare, a teoricamente curare i malati di peste. E questo, appunto, c'era anche un cappello, c'era anche dei guanti di pelle, c'era un bastone proprio per non entrare in contatto direttamente con i malati, e tutto questo palandrana di tela cerata, proprio, in maniera da completamente isolare il curante da pestato. Ok. E questa idea. Avevano capito che c'era una connessione tra respirare la stessa aria del malato, certo, e ammalarsi, però non avevano neanche la teoria dei batteri, era ancora il discorso dei miasmi e degli esatto. Per cui causava a te lo sconvolgimento interno fisiologico, e quindi ti faceva ammalare. Questo aveva anche sicuramente un significato un po' apotropaico, per cui era un uccellaccio, un uccellare del malaugurio, quindi si evocava un male, si faceva paura al male, che certo, allo spirito che causava la malattia, andava, insomma, colpo al cerchio, colpo alla bocca, esatto. Però tu, oltre alle maschere veneziane tipiche, fai anche delle maschere un po' diverse. Beh, sì, naturalmente, insomma, ci sono, c'è la tradizione del teatro, c'è la tradizione delle maschere veneziane specifiche, c'è maschere come quella del medico della peste, ma con la stessa tecnica, diciamo, con la stessa cartapesta, con le stesse procedure, uno può creare un po' qualsiasi cosa, per cui da una cosa più, chiamiamola fantasy, ma comunque può essere una, vedete, una
scusa, un costume, ecco, un costume alla parata, non so, qua c'è una specie di drago, ma può essere qualcosa di buffo, di più giocoso come un camaleonte variopinto, non so se si veda, ecco. Oppure qualcosa di un pochino più artistico, qua adesso non è un tema allegro, però ci può essere una cosa anche più d'effetto che si mette... Questo no, come vede? Ci sono delle piccole fessure tra le dita, per cui okay. È un po' come avere la mano così. Sì, esatto. Vabbè, insomma, questo è quello che ho trovato adesso in questo momento di casino che abbiamo qua nel laboratorio, tutto smobilitato. Ecco, buona, una mantide, c'è una mantide bellissima. Va bene. Allora, noi abbiamo ancora... Due minuti? Sì. Ok. Allora, se ci sta qualcuno che vuole fare delle domande, è benvenuto perché abbiamo ancora il tempo per rispondere. Se no, tu hai qualche consiglio di lettura? Di lettura? Ci sono delle pubblicazioni recenti di un professore, poi vi lascerò il nome, che si chiama Venice Incognito, il libro. Sì. Pubblicato dalla Columbia, ma vabbè, l'Università della California, lì riassume e un pochino aggiorna tutti quelli che sono gli studi degli anni 80, diciamo, fino agli anni 80, sulle maschere veneziane, okay, fatti da Danilo Reato, che è un po' la fonte di tutti quanti i libri di storia che raccontano libri sulle maschere veneziane, e penso sia una buona lettura, un buon volume che racconta più o meno quello che vi ho raccontato io, approfondisce un po', riporta molti diari di anglosassoni che vengono a Venezia nel Settecento e scoprono questa società in maschera, non capendo esattamente perché la gente si veste da carnevale, anche se non era carnevale. Certo, non ecco, e niente, questo quello è una, funziona. Quello è un bel volume, sì. Se no, ripeto, Danilo Reato è quello che ha scritto le cose più interessanti. C'è anche una Zorzi, se non sbaglio, che racconta delle maschere. Ok. Va bene, questi sono i vostri riferimenti. Allora, noi dovremmo aver quasi finito. Mi ripetete dove vi trovate? A Venezia, Centro Storico, Dorso Duro. Dorso Duro. Sì. Nel laboratorio domestico, diciamo, okay, di Casa Belloni. Sì. il laboratorio si chiama Macano. C-A-M-A-C-A-N-A. Esatto. Non c'è scritto. Comunque sì, è Venezia. Cioè, più o meno. Venezia, esatto. Venezia. Sì. Esatto. Niente. Va bene, grazie a tutti, grazie alle camerette, grazie in particolare a Natalia La Terza per l'occasione. Infatti. Grazie a Davide, io non ho fatto assolutamente nulla se non metterci, non ho fatto la maschera. Hai reso possibile tutto questo e grazie. Penso che abbiamo finito, adesso inizia un'altra diretta, quindi per chi è in linea, ovviamente aspetti che arrivi, che passi l'altro, che arrivi l'altra diretta. 3, no, quanto siamo? 28 e 40. Dovremmo esserci, non so bene se dobbiamo aspettare un secondo che finisce o se possiamo finire il broadcast adesso. Dovrebbe esserci, perché non pigiare vedo l'angolo, sì, è più pigiare esatto. Questa è una cameretta un po' diversa dal solito. Noi Davide non dorme qua, no, volevamo semplicemente assicurarvi. Può capitare, ma non di solito, quindi è una cameretta un po' diversa. Va bene? Va bene. Ok, grazie a tutti. Ciao.